la forza del vento che porta energia e le risorse materiali e immateriali necessarie per il benessere dei cittadini. Siamo tra Budusò e Ala dei Sardi, dove dal 2011 è in attività l'impianto eolico GeoPower di proprietà del gruppo Renantis, il parco eolico terrestre più grande d'Italia e uno dei più grandi d'Europa. Qui le 69 turbine hanno trovato un equilibrio tra graniti e macchia mediterranea per una potenza nominale di 160 MW e una produzione annuale di 326 GWh, sufficiente per il fabbisogno energetico annuale di circa 125.000 famiglie. Oggi, alla guida del comune di Budusò, sul cui territorio risiedono i due terzi dell'impianto, c'è Massimo Satta. Fu il fratello Giovanni a volere, con grande convinzione, l'installazione delle pale eoliche quasi 20 anni fa. È una battaglia che inizia negli anni 2000, quando ci fu l'amministrazione guidata da Giovanni Satta, poi è entrata in pieno vigore nel 2011. I tecnologici sono grossi, noi abbiamo fatto la media di circa più o meno 900.000 euro annui. Siamo contentissimi anche perché c'è la manutenzione delle strade per arrivare qua, quindi anche per i cacciatori, per i pastori che vengono qua. Il flusso medio di cassa generato ogni anno dall'impianto a favore dei comuni di Budusò e Ala dei Sardi, da quando nel 2011 è entrato in esercizio, è di circa 1 milione di euro l'anno. Facendo un semplice calcolo si parla di 12 milioni di euro complessivi, soldi che aiutano le comunità, a cui si aggiungono iniziative per migliorare la vita dei cittadini. Lo sgravio di alcune tasse comunali, e alcuni interventi che facciamo ogni anno per portare dei bambini alle piscine durante la stagione invernale e durante la stagione estiva li portiamo al mare. Renantis ha voluto fortemente aiutare il nostro comune, soprattutto durante il Covid, dando delle somme alle associazioni di volontariato di Ala dei Sardi, che a sua volta poi sono state distribuite a famiglie bisognose, quindi per pagare bollette e generi alimentari, insomma un grande aiuto credo in quel momento abbastanza difficile. Un rapporto costante con la comunità, oltre le ricadute occupazionali, con 17 lavoratori tra manutenzione delle opere civili, delle turbine dell'impianto e i dipendenti fissi di Renantis, tutti sardi. Fin dalla sua costruzione abbiamo sempre cercato di costruire con le autorità locali e con gli operatori del posto un rapporto di fiducia che ci ha portato grandi vantaggi reciproci. Abbiamo per esempio una cooperativa di ragazzi che lavora a contratto con noi per la manutenzione di tutte le strade dell'impianto eolico, hanno una lunghezza totale di circa 70 km e questo consente una fruibilità della montagna che prima sicuramente non c'era. Abbiamo costantemente una squadra di persone impegnate nella prevenzione degli incendi con dei mezzi per il primo intervento. Il coordinamento delle attività è fatto sia dalla protezione civile che dalla forestale e specialmente durante il periodo estivo questo è molto importante per salvaguardare il territorio nel quale operiamo.